Dobbiamo cercare di capire in questi tempi di variazioni velocissime, di cambiamenti epocali, come possiamo difenderci con la nostra attività. Prima di tutto, dobbiamo seguire quello che sta succedendo il più possibile, che non vuol dire che ci deve piacere, dobbiamo essere coscienti di quello che sta succedendo. Una volta fatto questo, valuteremo quali sono le variazioni al nostro comportamento, alle nostre strategie, ai nostri obiettivi che sono utili per stare al passo coi tempi. Sostanzialmente non ci deve piacere quello che sta succedendo, dobbiamo prenderne atto e vedere che se vogliamo stare sul mercato con la nostra attività, questo è il mercato, è cambiato. Sono cambiati i nostri clienti, sono cambiati i tempi e i modi di ricerca e di informazione sui prodotti e sui servizi, è cambiato il modo di pagare, non da 20 anni fa, ma da 2, 3, 4 anni fa. Questi cambiamenti sono veloci e continueranno a esserlo.